Una delle meraviglie indiscusse di questa grande regione è il massiccio del Gran Sasso d'Italia, che comprende la vetta più alta di tutti gli Appennini continentali. Il massiccio del Gran Sasso è un luogo davvero incredibile, capace di creare degli ambienti molto diversi tra loro e a volte impressionanti, un po' come può fare un artista su una tela dipingendo. Guardate, noi ora ci troviamo in un luogo che è stato definito anche il piccolo Tibet. In effetti, con queste nuvole basse, questo clima invernale vi dà la sensazione di stare altrove, in qualche altro luogo del pianeta, l'Alaska, per esempio. Ebbene, in realtà questo è un luogo famosissimo, è Campo Imperatore. Campo Imperatore è l'altopiano più esteso di tutto l'Appennino. Pensate, si estende per 20 chilometri a sud-est del Gran Sasso. E per secoli questo luogo è stato il pascolo estivo per generazioni di allevatori che portavano qui le loro greggi. Oltre l'immenso spazio pianeggiante troneggia il Corno Grande, alto 2912 metri, mentre il Corno Piccolo è un po' più basso, ma di poco, 2655 metri. Nelle giornate di cielo terso, pensate, queste vette si vedono persino dalle coste della Dalmazia, cioè a centinaia di chilometri di distanza. Su questi giganti di calcare è disteso un tetto di ghiaccio. Infatti, in una conca circondata dalle vette, c'è quello che fino a qualche anno fa era considerato uno dei ghiacciai più meridionali d'Europa, il Calderone. Oggi, a causa dell'aumento della temperatura, le dimensioni si sono molto ridotte e ufficialmente non è più classificato come ghiacciaio, anche se la questione è ancora oggetto di dibattito tra gli esperti di montagna. Quanto è antico il Gran Sasso? Chiaramente le sue origini affondano nella preistoria. Diciamo che ha cominciato ad essere visibile con l'emersione degli Appennini all'incirca 6 milioni d'anni fa, dei mari preistorici. Era un'epoca molto diversa da quella attuale, ma la composizione delle rocce in realtà è ancora più antica, risale a un'epoca in cui c'erano i primissimi dinosauri. Stiamo parlando di 220 milioni di anni fa, quando sulla Terra c'era un solo supercontinente. Qui non c'erano montagne e neve, c'era un mare caldo, pensate, un po' come quello delle Bahamas. E sul fondo marino si sono accumulati per millenni e millenni i sedimenti della barriera corallina, che progressivamente hanno formato una roccia compatta, la Dolomia. Sul Gran Sasso, la Dolomia è ben visibile sulla parete sud-est del Corno Grande, ma ci sono anche rocce di diversa composizione, soprattutto calcarea. Ma all'interno di queste rocce, di queste montagne, batte un cuore tecnologico, il cuore della ricerca. In effetti, sotto il Gran Sasso, a 1400 metri di profondità, come si sa, ci sono i famosi laboratori nazionali del Gran Sasso, un'eccellenza italiana nel campo della fisica, della ricerca delle astroparticelle. In pratica si studiano quelle particelle che vengono dallo spazio, dal cosmo. Diciamo, grazie a questo schermo di rocce è possibile studiarle senza le interferenze che avremmo stando in superficie. Le montagne sono le grandi cattedrali della Terra, con i loro portali di roccia, i mosaici di nubi, i cori dei torrenti, gli altari di neve, le volte di porpora, scintillanti di stelle. I romani lo chiamavano Monte Ombelico, perché si trovava proprio al centro della penisola. Nel Medioevo invece aveva cambiato nome, tutti lo conoscevano come Monte Corno, ed è solo nel 600 che venne chiamato
Gran Sasso. Ma chi è che lo ha scalato per primo? Noi non lo sappiamo esattamente, però conosciamo il resoconto della prima scalata, per così dire. Cioè riusciamo a documentare effettivamente una scalata nel 1573. E a realizzare questa impresa è stato un ingegnere militare bolognese. Si chiamava Francesco De Marchi e decise di partire per questa avventura che aveva 69 anni. Lo fece, diciamo, facendosi aiutare da dei cacciatori di camosci che sicuramente conoscevano i sentieri per arrivare in cima. E bisogna dire che arrivò in cima e riuscì a vedere uno spettacolo che praticamente nessuno conosceva a quell'epoca. E le sue parole si trovano nel suo diario, un diario, pensate, che è stato riscoperto molto tempo dopo, 3 secoli e mezzo dopo questa sua impresa, proprio all'Aquila. E le sue parole sono cariche di emozione. Quando io fui sopra la sommità, mirando all'intorno, pareva che io fossi in aria, perché tutti gli altissimi monti che gli sono appresso erano molto più bassi di questo. Scendo alla cima, si vede il mare Adriatico, il Ionico e il Tirreno, e se non vi fossero tanti monti tra mezzo, si vedrebbe ancora il mar Ligustico. Pigliai un corno e cominciai a sonare, dove si vede uscire fuori dalle vene di questo monte assai uccelli, cioè aquile, falconi, sparvieri, gavinelli e corvi. Queste sono le parole di un uomo del Rinascimento, che però, badate bene, aveva scalato la vetta più alta di tutto l'Appennino ben 2 secoli prima della nascita dell'alpinismo con la conquista del Monte Bianco. E questo spirito d'avventura, è ancora molto presente, diciamo, nella passione di chi ama la montagna, cioè affrontare un limite che sembra invalicabile per poter ammirare delle meraviglie, conoscerle e anche imparare a proteggerle.